Let's go! Benvenuti ovetti nell'ultimo episodio di Insulud New Super Luigi U Deluxe. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto il boss finale Bowser e in questo episodio siamo nella pista Superstar per provare a completarla. Ci sono 9 livelli, cominciamo dal primo. Carrozzo Connection, questo è il primo livello e unico livello che ho provato durante la test run. Quindi, se dovessi failare, beh, non ho scusanti. Quando failerò invece negli altri livelli, in quel caso avrò un sacco di scusanti. Allora, bisogna semplicemente stare attenti e sapere dove mettersi. Più che altro perché, ok, le monete stella sono in punti abbastanza cattivi. Bisogna stare iper attenti perché, esatto, l'ultima si trova proprio qui. E ce l'ho fatta? Serio? Mi sa che adesso non ci sono più pericoli, quindi posso uscire dal livello. Ho preso una vita extra, ho preso tutte e tre le monete. Wow! Non capiterà mai più questa cosa, ve lo dico adesso. Comunque, andiamo già nel secondo livello. Però prima un'altra cosa, dato che molto probabilmente avrò un sacco di problemi, ho intenzione di usare... Ah, è vero, il ruboniglio spawna per ridarvi i funghi ghianda potenziati. Ho intenzione di usare i miei strumenti, questi qua, gli oggetti più che altro, quindi li userò. Non mi interessa, sono utili, li voglio usare. Andiamo già nel secondo livello. Altra cosa, dovessi essere a corto di oggetti, li andrò a prendere dopo un piccolo taglio. Va bene, andiamo? Interruttori P, a rotta di collo. Sa che devo tipo correre, perché interruttori P, vero? Esatto. Oddio, aspetta un attimo, devo farlo di corsa probabilmente. Quindi, vediamo un po' dove devo andare. La moneta, l'ho presa. Oh, no, Luigi. Ah, no. Ah. Ok, abbiamo appena visto che a quanto pare bisogna essere Luigi piccolo per evitare di avere problemi in questo stage. Quindi quello che volevo fare, ossia usare gli strumenti prima dei livelli, è una cosa che in questo livello non si deve assolutamente fare. Cerchiamo di stare attenti. Qui sicuramente c'è un... com'è che si chiama? Un fungo? Ma a me non interessa perché voglio essere piccolo, quindi andiamo. Ok, spin, attenzione, vai, 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 vai. Prendiamo questi oggetti. Oh mio Dio, ho tipo iper sbagliato. Ok, ok. Abbiamo appena visto una cosa importante. I blocchi possono colpire e attivare gli interruttori P. Questa è una cosa che non sapevo. Sapevo che i Twomp potevano farlo, ma non che i blocchi normali potessero farlo. Quindi vuol dire che posso anche mancare i blocchi P. Cerchiamo però di stare comunque attenti e cominciamo. Via. Allora, focus, abbiamo già preso 3 volte la prima moneta, quindi adesso devo solo stare attento per le altre. Ok, allora, salta bene Luigi, vai. Ok, no, vai, 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 blocco P, perfetto. Oh no, ah, per poco. E lì c'è anche un'altra moneta, quindi devo stare ancora più attento, dai. Dopo tot fail, penso di non mostrarvi più i miei fail. Però, per adesso, sto ancora imparando il livello, quindi andiamo. Oddio, il prossimo livello è il livello marino. Oh, mamma mia. Sento già il terrore nelle mie vene. Andiamo, via. Allora, abbiamo già fatto questa cosa più volte, basta fare un solo spin. Allora, se non manco il pulsante P... Dovrei stare a posto. Disse quello che stava mancando il pulsante P. Vai. Oh, no, no, no. Troppo lento, troppo lento, troppo lento. Ok. Stesso errore di prima, quindi devo correre lo stesso. Ok, ultima chance. Se manco il pulsante P, mi sa che posso benissimo però lasciarlo indietro. Quindi lo lascerò indietro e non mi fermerò più. Promesso. Andiamo allora. Ultima chance e poi si taglia perché... Sì. Via, lì sicuramente c'è un fungo, ma a me non interessa avere quel fungo, quindi... Ah, giusto, non posso però partire se non colpisco almeno il... Se non colpisco almeno il primo interruttore, vai, oh mamma mia, 3 secoli per colpirlo, Spin, perfetto, adesso andiamo. Se non ce la faccio, Tonks, esatto, non preoccuparti più di tanto. Vai, vai, vai... Non importa, corri, corri, corri e basta. Abbiamo visto che non serve preoccuparsi.
Oh mamma mia. Cosa è successo? Non lo so. Vai. Oh no. Questi cosi. Oh mio Dio. Posso prenderla? L'ultima moneta? Tornando indietro, sì. Ok, ok. Ho preso tutto. Nice. Pensavo di metterci molto più tempo. A quanto pare non è così. Però abbiamo fatto. E ho preso anche un oggetto extra. Mi avete detto che in effetti... nei commenti l'avete scritto, non so chi, quindi chiedo scusa. A quanto pare 11, 22 e 33 sono vite, 44 e 55 sono fiori di ghiaccio e fiori di fuoco, mentre gli altri sono molto complessi da prendere, quindi non sapete neanche voi che cosa contengano, perché in effetti abbiamo solo 100 secondi e quindi va bene, non importa. In realtà importa un sacco, perché adesso c'è il livello marino. Dannazione. Non è che per caso... Ok, stavo pensando, fiore di fuoco mi servirà e lo userò tipo subito, perché se questo è un livello marino prevedo orrori. Un tuffo da moneta stella. Gioia. Andiamo. Oh, bene. Non solo è un livello marino, è un livello marino... Buh. Oh, miei dei. Allora, vai... Vai. Oh mio Dio, c'è anche quel pesciolone. Lo posso fortunatamente sconfiggere. E fortunatamente l'ho sconfitto. Non mi danno... Ok. La moneta stella... Oh no. Devo prenderla al volo, spero tanto di no. No. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi sa che devo... Ah! È un po' difficile adesso andare a prendere quella moneta stella. Mi sa che... L'unica chance che ho è ricominciare il livello da capo. Vediamo un po' se riesco, ma è improbabile. Mi sa... Ho capito come si fa. È solo un po' difficile. Esatto, quando la moneta stella è così e non vi spingo... Vabbè, adesso mi butto giù da solo in pratica. Quando la moneta stella è in quel modo, ossia appena arriva in quella posizione, basta premere A di continuo. La corrente non dovrebbe buttarvi così tanto lontano. Non è che per caso il gioco mi dà un fungo all'inizio, tanto perché mi potrebbe servire un fungo qui? Oh, perfetto, almeno è abbastanza clemente il gioco. Allora, si riprova questa cosa. Se non ci riesco però davvero taglio, perché altrimenti mi frusto troppo con i livelli marini. Andiamo. Attenzione, ok. Sai che devo lasciare che questo coso mangi? Oppure no? Ok, no, 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 no. Torna indietro. Oh mio Dio. Intanto, lì non c'è un fungo. Era impossibile. Ho il sospetto che bisogni prendere per forza un colpo di danno per prendere abbastanza in fretta quella moneta senza perdere. Mi sa che farò così. Quindi, intenzionalmente prenderò adesso un po' di danno dopo questo... Ok, a quanto pare non potrò fare questa cosa. Proviamo comunque a prendere quella moneta. Perché se non riesco neanche a prendere un fungo, cosa diamine ci sto a fare qua? Appunto. Da adesso in poi, dopo la prossima si taglia però seriamente, perché è vero che ho un bel po' di vite, ma le perderò tipo tutte quante in questo livello. Riproviamo, vai. Allora, Tonks. Sii intelligente. Non mancare il fungo. Come è successo prima. Perfetto. Andiamo avanti. Vai giù e si prosegue. Credo, ma non ne sono sicuro, se avete una stella mi sa che questo livello è stupido, perché potete andare avanti senza nessun problema. Prenderò danno apposta, l'ho già detto, per prendere prima la stella. Ok, scendi giù. Ok, e adesso si va. Proviamo a prendere quella moneta stella, come ho detto di fare prima. Quindi in questo modo, esatto. No. Ok, girati. Grazie mille. Ora proviamo ad andare ancora un po' più avanti. Sarebbe stato utile adesso qui. Oh no! Calamaco, 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 calamaco. No, non ti azzardare neanche. Ecco l'ultima moneta stella. Ah, lo sapevo che c'era un... qualcosa. No. Ok, ho superato il problema, devo solo evitare l'ultimo calamaco e mi sa che ce l'ho fatta. Ok, ok, sono salvo.
bastava seguire le monete come sempre. Quindi, attenzione qua. Oh no, ci sono anche altri pesci. Meglio correre. E ho preso anche una vita extra. Nice. Ok, ho completato il livello marino. Era quello che, per adesso almeno, mi preoccupava di più. Quindi sto davvero, davvero fresco. Ah, parlando di fresco, il prossimo livello dovrebbe essere il livello di ghiaccio. Quindi, manco a dire, l'ho fatto apposta? No, ovviamente. Però, onde evitare problemi, abbiamo altri funghi. Uso tanto per quello ghianda. Ho usato quello elica. Non importa. Dai martelloni in su, ok? Tanto per dire, non l'ho ancora detto perché l'ho detto in New Super Mario Bros. Qualcosa deluxe, qua non c'è niente, bene. Questi livelli si sbloccano solamente se riuscite ad ottenere tutti quanti i... com'è che si chiamano? Le monete stella, ok. Le monete stella di quel mondo. In questo caso, mondo 1. Beh, ci dà il primo livello del mondo stella. Altrimenti, no. Allora, ho preso la prima cosa. Ok. Oh, ci danno monete se sconfiggiamo. Ok. Torna su. Ok, ok. Devo andare dall'altro lato perché sicuramente mancherò qualcosa qui. Di monete, intendo monete stella. Ok. Ho failato me stesso. Aspetta, 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 aspetta. Ah, bastava stare fermi. Ok, a quanto pare se si è troppo vicini a questi cosi, comunque loro saltano. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Ehi, ho l'opportunità di usare adesso un'altra volta questo coso, quindi andiamo un'altra volta nel livello 4, dai martelloni in su. Abbiamo visto come si fa, non è troppo complesso da fare, basta stare attenti. Quindi andiamo. Si va! Però se fail un'altra volta, se il fail non è divertente, non lo lascerò. Perché mi sembra inutile mostrarvi troppi fail, insomma. Allora, attenzione qui. Basta stare fermi e aspettare il momento propizio. Quindi non fare salti strani. Esatto. E usare lo scatto aereo solo in caso di estrema necessità. Ah, però posso planare. Questa è una cosa da non sottovalutare affatto. Perché il planare, questa potrebbe essere... Il planare questa potrebbe essere... Il planare potrebbe essere la cosa che mi salva da la morte, insomma. Ok, allora. Suppongo che... Esatto, l'ultima moneta sia là anche perché l'ho vista prima, se non sbaglio. Quindi andiamo. Fammi rimbalzare. Ok. Adesso devo solo uscire dal livello. Probabilmente basta salire qua sopra e non dovrei avere più nessun problema. Esatto. Ok, quindi alla fine non è affatto un livello complesso. Soprattutto se avete fungo elica barra fungo ghianda. Quindi adesso... tanto per, aspetterò giusto un millesimo di secondo per provare a prendere la vita extra e ho fatto abbastanza bene. Fine! Made it! Adesso però sorge un problema. Ho solo i funghi ghianda potenziati e vorrei provare a non usarne neanche uno. Dovessero servirmi, li userò, ovviamente. Lavori in corso? Questa era la giungla? Sì, oddio, oddio. Ok, oh mio Dio. Mi sa che bisogna sbrigarsi? Esatto, la gioia proprio. Allora, vai. Ho mancato già il primo... il primo coso, insomma. Quindi bisogna andare avanti mentre si costruisce tutta quanta la piattaforma. Non è una cattiva idea, anzi un'idea abbastanza originale. Usarla più volte sarebbe stata una cosa molto bella, secondo me. Ok, ci sono anche i boo, tanto per darci ancora un po' più di fastidio. Perché si sa, no? Il gioco deve trollarci. Ho dimenticato l'ultima moneta, a quanto sembra. Va bene, nessun problema. Prendiamo questa vita e rifacciamo il livello. Sembra essere questo il livello più facile per adesso del mondo stella. Ok, mi sa che c'è... Ah, giusto. Bu vuol dire oggetti nascosti. Perché non ci ho pensato prima, in effetti. Va bene, nessun problema. Rifacciamo il livello. Però andremo solamente dall'ultima moneta, quindi farò un bel taglio. Perché lo dico io, ecco perché. Ok, credo sia... Esatto, è proprio qua sopra, attenzione. Ho perso una vita e ho ripreso il fiore di fuoco dal cerchio di monete rosse. In ogni caso, eccoci qua sopra, dove c'è... Questo è uno sprite di... non mi ricordo quale...
Mario World, credo. In ogni caso, abbiamo praticamente già finito. La moneta l'ho presa, devo solo uscire. Ho fatto bene a fare lo schianto a terra? Sembra proprio di sì. Fine. Vita. Made it. Ok, dai. Mancano solo 6, 7, 8 e l'ultimo livello, che non c'è il mondo 9. Però tecnicamente questo è il mondo 9, quindi c'è un ultimo livello. Ma aspetta, prima facciamo corsa delle barre infuocate. Ho paura. Oh miei dei. Beh, ho capito quello che devo fare. Non correre come ho fatto adesso, insomma. Adesso corri. No, ora, aspetta. Ci passo. Ok, allora basta stare attenti e avere una stella. Come diamine? Allora, probabilmente, forse dico una stupidaggine, ma forse bisogna correre sin da inizio senza fermarsi neanche un secondo. Sarebbe una cosa bruttissima. Bella, ma bruttissima. Non ha molto senso quello che ho detto, vero? Per me ha senso, quindi andiamo. No, ora. Vai. Uff. Vai. Corri ancora, Luigi. Bravo, Luigi. Non importa, si è preso un po' di danno. Se riesci a vivere e a superare il cerchio di fuoco, dovresti stare a posto. Ah. Bisogna arrivare qui con... Ok, ho fatto il cagnolino bastonato. Ok, è fattibile. Devo però non perdere neanche il power up. Quindi, cosa posso fare per evitare di perdere un power up? Andare a prendere un altro power up nelle case di Todd, ovviamente. Quindi, mi conviene? Abbiamo ancora... No, abbiamo solo questi. Ho detto che non voglio usarli. Andiamo adesso nelle case di Todd. Ehi, se mi becco una stella, poi sarebbe proprio l'ideale. Luna? Cosa fa la luna? Ok, proviamo tanto per... Adesso proverò a prendere il fungo elica, tanto perché posso. L'importante è stare attenti non tanto a... No, aspetta. No, non è... Lui è lui, perfetto. Vai. E provo con questo perché non ho visto chi ho preso. Però sicuramente ho preso... Esatto, ho preso due funghi elica. Va benissimo, va davvero tanto benissimo. Ok, proviamo un'altra volta a fare quel livello con il fungo elica. Questo tentativo, o meglio, a questo tentativo, proverò solo a correre senza fermarmi mai. Vediamo se il gioco vuole davvero farmi correre così tanto. Intanto, fungo elica, perché altrimenti non posso andare avanti. E tentar non nuoce, vai. Tengo solo premuto X e destra, e saltare quando devo saltare. Vediamo se ho ragione oppure no. E partenza. Ho ragione? Non ho ragione. Ho già failato, tanto per dire. Sì, ho già failato. Bene. Riproviamoci. Tagliando stavolta, però. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Non sapete quanto ci ho messo. Tuttavia, ho usato un piccolo trucco, lo ammetto, per non perdere vite. Ve lo mostrerò subito, però prima... Qual è la ricompensa di 66 secondi? Non lo so neanche io. Vediamola un attimo e poi, beh, andremo avanti. Comunque voglio mostrarvi il piccolo trucco perché potrebbe servire... Oh, wow! Utilizzerò sicuramente il mini fungo. Mai! Non serve a nulla! Vabbè, non importa. Allora, come ho fatto a non perdere vite? Se riuscite a completare un livello, indipendentemente da quante monete prendete, potete rientrare nel livello e rifarlo quante volte vi pare senza perdere power up. Come? Esempio, colpiscimi. Oh no, sono piccolo, ma posso uscire per appunto tornare allo stato precedente al livello, ossia Luigi con il super fungo. Ok, allora, adesso andiamo. Cambi di... Oh no, cambi di nuvole? Ho problemi con le nuvole. Allora, oh no, aspetta, ho capito. Oh no, ho capito benissimo. Andiamo allora, devo tipo... Esatto,
quanto lo sapevo. E fare cambi di nuvole. Fare cambi di nuvole vuol dire cambiare l'Akitu ogni volta che sta per esaurirsi. Italiano. Esaurirsi una nuvola. Quindi devo stare ancora più attento. Non so quanti cambi di nuvole debba fare io. Tuttavia, preferisco stare attento e andare avanti. Allora, attenzione a questi. Ok, non importa. Non importa niente se riesco ad andare avanti. C'è un cambio di nuvole aereo. Mamma. Ma ce l'avrei anche fatta. No, non ce l'avrei fatta. Mi sa che devo per forza tenere sempre il fiore di fuoco in mano. Chiedo Venia se non ho parlato in italiano corretto in questo livello. Tuttavia ci ho messo troppo a fare il livello precedente per l'ultima moneta. Quindi sono ancora un po' scioccato. Allora, riproviamoci, no? Alla fine non sembra essere troppo complesso, ma devo comunque stare attento e vigile. Quindi prendiamo il fiore di fuoco e... vieni qua. Perfetto, andiamo avanti. Devo anche tipo correre perché non voglio perdere troppo tempo. E non voglio perdere soprattutto il power up, che mi sa che se ne va via e respawna qua. O meglio, respawna in quel blocco lì sopra. Quindi attenzione. Ok. Allora andiamo. Va tutto quanto bene. Va seriamente tutto quanto troppo bene, probabilmente. Vieni qua. Ok. Si va. Attenzione a questi. Non devo perdere il power up. L'ho perso. Ho perso il power up. Potrebbe essere la mia fine questa, eh. Forse no. Ah, e invece sì. Mamma mia, è la seconda volta che faccio lo stesso errore. Allora, Tonks, focus. Si può fare. È tecnicamente facile. Ci riprovo solamente un'altra volta e poi si fa il taglio. Quindi andiamo. Allora, dai, focus. Qui c'era il fungo. Fammelo prendere, grazie. E adesso riproviamoci. Eccolo qua, fiore di fuoco. Calura, grazie. E si va. Allora, non perdiamo subito il fiore di fuoco, per favore. Eccoci qua. Va tutto quanto bene. Finché sono calmo e tranquillo e pacato. No, torna qua. Ok. Finché sono calmo, tranquillo e pacato, niente di male potrà mai accadermi, almeno si spera. Ok? Va tutto bene per adesso. Abbiamo rifatto questa zona più volte. Ok, e si va un'altra volta. Ora devo mi sa andare in alto, perché altrimenti succederà esattamente quello che è successo prima. Allora, ci provi in aria? Nah, c'ero quasi. Va bene, si taglia, vai. Ok, dovrei esserci riuscito. Se riesco ad andare avanti. Non importa. Non importa. La nuvola regge? No, la nuvola non regge. Ok, c'ero quasi, no! Oh, allora, nell'ultima fase bisogna tipo andare immediatamente a destra, indipendentemente se venite colpiti o no dagli stordini, e poi fare probabilmente degli spin. Ok, dai, ce l'ho praticamente fatta. Ce la posso fare, vai. Vai, dannazione. Vai ancora un po', nuvola, ti prego, reggi per altri 2 millesimi di secondo. E ce l'abbiamo fatta. E ho preso anche uno strumento extra. Ok, era abbastanza facile, bastava non mancare il bersaglio e non perdere stupidamente il potere del fuoco. Adesso che ce l'ho fatta, però mi mancano solamente 2 livelli. Ok, siamo molto vicini alla fine. Flower Power. Il potere dei fiori di fuoco. Allora, eccoci qua. Tanto per dire, sì, ho failato così tante volte prima di rendermi conto del trucchetto in questo livello che ho dovuto prendere un sacco di oggetti dalle varie case di Todd. Comunque, eccoci qua. Mazzapendoli folli. Meglio stare al sicuro. Ok, andiamo. Allora, i mazzapendoli sono esattamente quello che temevo. Ok, e si va. Non importa, non importa. Ci saranno altre occasioni per prendere power up. Almeno spero. O quanto pare no. Oh, miei dei. Ok, ce l'ho fatta. Te ne vai, coso? Grazie. Vai giù. No, assolutamente no. Okidoki. E va tutto quanto bene. Proverò a prendere...
se ci riesco. Questo coso. Non importa. Non importa. Sono vivo. E vegeto. Ok, ho preso tre. Due monete su tre. Ok. Devo andare adesso là sopra. Perché? Perché c'è questa zona? Non ha senso. Perché c'è questa zona? Aiuto. Forse c'è una moneta là sotto. Prima però voglio finire lì. Ah no, la moneta è là sopra. Bene. Allora, focus, attenzione. Certo. Se failo e scivolo per... oh, oh mio Dio. Ma dai. Cerchiamo di non failare un'altra volta in maniera molto stupida come prima. Allora, oh mio Dio, sono caduto nello stesso tranello di prima, dai. Cosa ignobile. Oh, ok, allora, vediamo un po' se... ok, la moneta... oh no, la moneta non è in maniera armoniosa. Ah, dannazione. Ok, c'è solo una chance per prendere la moneta ed è al secondo giro. Senza il secondo giro, intendo, si disincronizzerà, è italiano, non lo so, con i mazzapendoli e quindi non si potrà più prendere. Bisogna stare attenti nell'ultimo frammento di livello. Alla fine ho capito come finire questo livello senza nessun problema. Senza troppi problemi, ecco. Ecco, così basta fare. Comunque sì, ci rivediamo all'ultima moneta. Ok, allora, ci ho messo i secoli ad arrivare qui con un fungo. Quindi mi sacrificherò per prendere la moneta. Ok, allora, devo solo adesso finire il livello. Quindi ho abbastanza... no! Tempo per finire tutto. Ok, mamma mia quanto ci ho messo. Comunque abbiamo ottenuto tutte e tre le monete stella. Ci manca solo un livello, il livello più difficile. Quindi, oh mio Dio, vai! Abbiamo quasi finito il gioco al 100%, eccolo lì. L'ultimo livello mi darà tanti problemi. Lo so che mi darà tanti problemi perché ti conosco, gioco. Comunque, eccoci qui. La quarta stella. La quinta stella si ottiene andando nell'ultimo livello, quindi... andiamo. Via. Applausi al volo. Oh no, dimmi che non è proprio quello che penso, perché sennò mi sa di sì. Bisogna fluttuare per tutto il tempo e non so dove sono le monete, quindi devo ipotizzare che siano dentro. Ok, no, dentro alcune parti. Ah, appunto, alcune nuvole stavo per dire in realtà prima, però ho perso la prima moneta. Cerchiamo di non perdere. Se riesco a non perdere posso benissimo riprovarci. Oh no, devo rimbalzare su uno di questi, vero? Oh, ho preso la seconda. Grazie. Almeno la seconda moneta l'ho presa. Basta planare e planare e la carnum inflammare. A quanto pare planando a destra e a sinistra perderete meno quota. Quindi è forse meglio come cosa. Oh no, mi hai trollato, eh? Perfetto, allora... abbiamo mancato proprio la prima moneta per poco però, quindi basta stare attenti, planare a destra e a sinistra. Ed ecco qui l'uscita, almeno credo, vero? Sì, ah, là sotto c'era un modo per restare in vita. Ah, grazie, grazie a te Ciccio. Problema, non ho finito il gioco, devo ancora andare a prendere l'ultima moneta. Aspetta, aspetta, questa è una bella copertina, vai. No. Ok, perfetto. Usciamo da questo livello e rifacciamolo per l'ultima moneta. Dai. Ok, l'ho presa. L'ho presa. Devo solo finire il livello. Tanto per proverò a non tagliare. Perché se failo adesso, mamma mia, mi metto seriamente ad urlare. Tanto abbiamo visto. Basta planare. Abbiamo già tutte quante le monete stella. Se riesco solo a finire questo livello avrò finito tutto quanto. E c'è un motivo ovviamente se non sto cadendo di proposito nel baratro infinito. Baratro? Baratro infinito. Molto probabilmente se vi lasciate cadere perderete, ok? Diventa un KO istantaneo e non voglio affatto rischiare. Probabilmente è così. Esatto, è sicuramente così. Perché lo schermo non scende più di tanto quando appunto si è nella fase di discesa. Abbiamo finito il gioco, seriamente stavolta, quindi fine! Con 60 vite!
Hai raccolto tutte le monete stella. Hai completato la modalità storia, fantastico! È stata aggiunta una quinta stella al tuo file. Ora puoi entrare a piacere nelle case di Todd. Cosa molto inutile perché non entreremo più in questo gioco. Mi sono morso la lingua, che dolore. Due volte mi è successo in poco tempo la lingua che me la mordo. Anche prima è successo. Allora, che dirvi? Se non avete preso tutti quanti i ruboniglio in tutti i mondi, non otterrete l'ultima stella. E quindi, io vi saluto. Noi, non domani, ma dopodomani, venerdì, ci vedremo con il nuovo Let's Play, quindi non mancate. See you then. Anche se vi ricordo che Ocarina of Time dovrebbe finire domani. Vabbè, ciao!